Il Partito Democratico a Taranto si spacca. Alla riunione della segreteria cittadina ieri sera hanno partecipato infatti soltanto gli esponenti dell'area vicina all'assessore regionale Michele Pelillo e a quella dell'ex assessore comunale al bilancio Dante Capriulo, entrambi candidati alle primarie del centrosinistra. Non si sono presentati invece gli esponenti dell'area Vico Florido. Pelillo e Capriulo hanno chiesto l'indizione delle primarie il 4 marzo in linea con la richiesta avanzata dal Comitato per le primarie. E oggi lo scontro si sposterà nella riunione della segreteria provinciale nel quartier generale del Partito Democratico con il segretario Francesco Parisi all'ordine del giorno con i partiti della coalizione elezioni amministrative. Il segretario ha anticipato che davanti a tutto il suo interesse resta quello di salvaguardare l'unità della coalizione. E un appello all'unità è arrivato in queste ore anche dal vicepresidente della provincia, il floridiano Enzo Carrieri. Intanto l'assessore regionale ha già pensato al percorso alternativo nel caso in cui la segreteria dovesse bocciare la linea delle primarie e convergere su Stefano. Pelillo potrebbe infatti pensare ad una corsa elettorale fuori dal PD e insieme al terzo polo, cedendo in sostanza alla corte dei centristi per una sua discesa in campo. Un'ipotesi, quella con Pelillo candidato sindaco, a cui gli esponenti di Casini e del terzo polo hanno già acceso semaforo verde. Si andrebbe dunque verso un'ipotesi di cartello elettorale che racchiuderebbe FLI, API e ODC più i fuoriusciti del PD e la schiera degli anti-stefaniani, senza contare i pezzi di centrodestra, ancora adesso in cerca di un candidato, che potrebbero anche gradire l'ipotesi Pelillo. Uno scenario che produrrebbe effetti a catena, tra cui in primis la spaccatura del Partito Democratico e in regione l'indebolimento della maggioranza del governatore Vendola. L'unico in grado di mediare a questo punto resta il segretario Sergio Blasi. I nervi sono tesi, le prossime 48 ore sono decisive.